oggi quali valori, quali politiche democristiane, per così dire, riconosce all'interno della Lega? Il pensiero democristiano è praticamente un po' l'opposto di quello che probabilmente sta emergendo in Lega adesso. Questo populismo tirato un po' all'estremo, io non credo che poi alla fine ci faccia troppo bene, perché ad esempio la storia dei migranti, cioè un cristiano non può essere così cioè determinato, nel senso di è un problema enorme che va comunque risolto, lo deve risolvere l'Europa insieme, non è pensabile che tutte queste persone che scappano da quei posti scappino dalla guerra, lì c'è anche altre situazioni sotto, eccetera eccetera, però il fatto di chiudere proprio completamente un porto e non darsi da fare per trovare una soluzione nei paesi che praticamente esportano queste vite umane, io trovo che non sia poi troppo corretto, nel senso che si debba, comunque sono esseri umani, sono persone come noi, sono persone soprattutto nei confronti dei bambini, io non le comprendo quelle diciamo differenze. Quando un bambino a scuola, secondo me, è quello italiano come quello indiano, come quello pakistano, come quello dell'Honduras, cioè non possiamo fare differenze qua. Quindi io da democristiano in certe come da ex democristiano e comunque con un pensiero democristiano in certe situazioni non mi ci vedo. Poi comunque sto nel partito e diciamo che tocco i frati e zappo l'orto in sostanza, però ho diciamo la voglia e comunque la mentalità di poter dire un po' come la penso.